tavolo. Dopodiché ognuno ne fa quello che vuole. E invece mi si dice costantemente che io le patate lesse non le devo mettere. Ma io continuo a metterle. Se volete fare l'intervallo... Allora no, facciamo così, però facciamolo, perché poi così comincia un argomento nuovo, perché altrimenti poi lo comincio e dobbiamo interrompere. Ok. C'era un signore che voleva farti una domanda. Dove? Ah, chiedo scusa, era qui davanti, io guardo. Mi scusi, il motivo di questi muffin che mi è parso così a livello di Ronaldo, un po' i bravi di Don Rodrigo, che vanno a terrorizzare. Qual è il motivo? Perché? Che compito hanno questi malachim? Sì, il compito è descritto nel nome stesso, che significa portatori di ordini, esecutori di ordini, da cui deriva il greco angelos, che vuol dire esattamente la stessa cosa. Ma cioè, quindi erano come delle guardie? Sì, come degli esecutori che lavoravano agli ordini di questi qui. Tant'è che spesso anche nella Bibbia si capisce che quando Yahweh si muoveva ne aveva sempre almeno uno o due a fianco, come i suoi attendenti, diciamo così, no? Ai quali poi dava i vari incarichi di fare le cose. E questi qui ovviamente si comportavano da potenti, che quindi comportandosi da potenti potevano essere anche alle volte sgradevolmente violenti, perché ritenevano di essere liberi di fare quello che volevano. Perciò avevano un po', esercitavano un potere che gli dava l'Elohim. Allora questo mio, come dire, elucubrare di bravi di Don Rodrigo ha un certo senso. Ha un notevole senso. Ha un notevole senso. Cioè erano individui di potere che esercitavano il potere e per certi aspetti anche con un certo disprezzo nei confronti dei loro sottomessi. Quando noi leggiamo che Yahweh, arrivo subito con la domanda, che Yahweh dice voi mi consegnerete ogni vostro primogenito maschio così come ogni vostro primogenito degli animali, cioè la stessa cosa. Okay. Non è che li considerassero adesso ho più chiaro molto di più questa forma di... Grazie. Poi se mai dopo diciamo cosa ne faceva, come se li faceva considerare. Prego. Volevo chiedere, è scritto da qualche parte se i Malachim sono della stessa razza degli Elohim oppure se sono sottoposti creati da loro come... No, questo non è scritto. Tant'è che nei codici alle volte ci sono anche dei passaggi in cui pare che si riferisca agli stessi individui chiamandoli Malachim o figli degli Elohim, come se fossero appartenenti allo stesso gruppo, e potrebbe essere in realtà che Malachim sia un ordine funzionale, no? Un po' come noi potremmo dire all'interno di una gerarchia militare c'è cioè il generale, poi ci sono i colonnelli e poi ci sono i tenenti, i sottotenenti, eccetera. Quindi Malachim potrebbe essere anche una definizione che riguarda una funzione, quindi non una individuazione di tipo razziale, perché, visto che avevate detto 10 minuti, approfitto di questi due o tre, e quando Abramo è seduto, supponendo che sia esistito, facciamo finta, Abramo è seduto all'ombra della sua tenda e vede arrivare, dice la Bibbia, tre Anashim, che è il plurale di Ish, che vuol dire individui maschi, vede arrivare tre. Vede che sono affamati, polverati, sporchi, assetati, eccetera, eccetera, eccetera. Dice loro, fermatevi, lasciate che io vi prepari cibo, acqua, lavatevi, riposatevi prima di ripartire, eccetera. Dopo un po' di versetti scopriamo che uno dei tre è Yahweh. Genesi 18. Uno dei tre è Yahweh. Si ferma a parlare con Abramo, mangia, beve, si lava, eccetera, eccetera, eccetera. Poi si ferma a parlare con Abramo, gli altri due partono. E nel momento in cui partono e vanno a svolgere la funzione di porta ordini nei confronti del nipote di Abramo Lot che si trova a Sodoma, quei due Anashim, cioè due individui maschi, esattamente come Yahweh, vengono chiamati Malachim. Cioè in quel momento diventano porta ordini e quindi sono Malachim. Cioè lì c'è proprio un passaggio bellissimo che ci aiuta a capire come in realtà arrivano questi tre, tutti e tre uguali,
tutti e tre che puzzavano di sudore, no? Piedi sporchi, eccetera, e due partono a fare i portaordini e diventano malachim. Ma sono sempre Anashim. Tant'è che pochi versetti dopo vengono di nuovo chiamati Anashim. Cioè con una intercambiabilità fantastica. Tutto semplice. Cioè non aggiungiamo, se noi non mettiamo veli sopra, a volte c'è qualcuno che mi scrive, ma Bellino cosa crede di aver scoperto? Niente, io non ho scoperto niente. Niente. Io leggo quello che c'è scritto. Ciò che chiedo è di non coprire. Cioè se voglio dire, se vogliamo usare il termine scoperto, accetto di usarlo nel senso che sto cercando di togliere le coperte che ci hanno messo sopra, purché non si capisce ciò che si capisce facendo la lettura degli oranti. Ma fare la lettura degli oranti è pure divertente, quindi prego. E cosa sta cercando allora lei? Non ho capito. Cosa sta cercando lei? Ah, io coltivo la mia curiosità, basta, io cioè non so dove arrivo, non so se arrivo da qualche parte, non lo so. Io coltivo la mia curiosità, che è una cosa che mi diverte tantissimo. Poi mi si chiede di parlarne e lo faccio. Quando non mi si chiederà più di parlarne, non ne parlerò più. Per adesso però fino a ottobre del 2014 non ho più date. Cioè nel senso che ho tutti i fine settimana, non ho più vita privata. Quindi fino a ottobre del 2014 dovrò parlarne, poi non lo so. Poi stanotte dalle 3 alle 5 ne parlo per due ore in diretta con gli Stati Uniti, è già la terza volta. Quindi stanotte continuo con America, in una trasmissione che va in diretta da New York a Los Angeles, è tutta fatta solo sul mio lavoro, non sono ospite, cioè non è che vado a fare qualche, cioè che faccio qualche intervento, è solo tutta dedicata al mio lavoro, sono lungo, per quelle due ore. Ad a passare nottata. Va bene, andiamo a mangiare qualcosa. Ah, prego. Prima cosa, hai parlato più di una volta di Puma. Sì. Ma dov'è che si può leggere qualcosa? Ci sono, cioè, non è che ci sia una pubblicazione. Per esempio ci sono gli studi di Luigi Moraldi pubblicati dalla UDEL, che sono un bel tomone di quasi 1000 pagine, interessantissimi. E poi ci sono un sacco di altri libri di vari studiosi, anche perché sono stati divisi tra gli studiosi, quindi ognuno ne pubblica un pezzo, e quindi non è che esiste la letteratura di Qumran e uno va lì e trova tutto. In rete si trovano i testi anche che sono quelli che sono stati pubblicati, eccetera, però... È roba da studiosi, non è roba... Io adesso mi ci sto dedicando per una serie di cose... per i nuovi lavori, insomma, cioè non è che esista Qumran, ecco, no? Ed è tutto lì, no? Ancora tutto da sistemare. Sì, e ci sono ancora dei papiri che non sono stati ancora pubblicati, anche perché il discorso di Qumran pare che rimette in discussione le stesse origini del cristianesimo, eccetera, quindi è stato tutto per decenni tenuto sotto controllo, perché lì vengono fuori delle informazioni relative alle suddivisioni del mondo degli Esseni, degli Tzadikim, degli Hasidim, eccetera, che rimetterebbero in discussione la figura di Cristo. Insomma, è molto rischioso, molto rischioso. Lui ha parlato dell'Eden, Adamo ed Eva, eccetera. Per quanto riguarda il serpente alla viva? Il serpente sarebbe la rappresentazione, allora quei racconti lì, così almeno ci capiamo bene, quei racconti lì, come gran parte dei racconti della Genesi, non sono un prodotto del pensiero ebraico, sono stati copiati dai popoli circostanti, in particolare dai sumero-accadici e dai fenici. Presso quelli, quei racconti che non erano, come dire, sottoposti ad un controllo teologico monoteista, si narra chiaramente che all'interno di cui c'era il grande capo, il cui nome, per esempio, allora questo nome qui si trova anche nella lingua fenicia ed è considerato lì il capo degli dei, cioè mentre qui lo si fa diventare il dio, sempre lui, là chiaramente ha detto che era il capo degli dei, quindi chiarezza totale.
Nella lingua sumero-accadica è chiamato Anu, che vuol dire l'alto, esattamente come Elion, quello che sta sopra. E si dice che questo qui aveva due figli che erano in lotta tra di loro. Uno dei due era quello che aveva fatto l'Adamu, nome sumero-accadico di Adam, quindi anche quello non l'hanno inventato, preso di là. Adamu o Lulu, che vuol dire miscelato, cioè fatto con dei pezzi diversi. Allora, uno dei due, che era quello che aveva fatto l'Adamu, era quello che lo amava anche di più. Era quello che voleva dare a questo Adamu, o Adam, la possibilità di rendersi sempre più indipendente, di svilupparsi di più. L'altro fratello invece diceva: no, questi qui li teniamo così come sono perché devono lavorare per noi e basta. Allora, nella figura del serpente è possibile ipotizzare il contrasto tra i due fratelli, per cui c'è il fratello che dice: gli Adam ce li teniamo noi sotto controllo e questi qui non devono svilupparsi per niente. L'altro che invece li ha fatti, con la sua compagna che si chiamava Ninhursag, l'altro che li ha fatti e invece voleva dare a loro indipendenza e quindi, contravvenendo agli ordini del fratello, gli ha dato questa possibilità. E la mela è la rappresentazione, diciamo, di quella scelta, che sta, cioè il fatto che poi non è la mela, perché mela deriva da malum, che è il modo in cui in latino è stato tradotto il termine ebraico, che significa semplicemente il frutto. Non c'è mela, perché malum significa sia male che melo in latino, e quindi è stato come dire, fuso assieme il significato, ma in ebraico questo significato non c'è. Quindi è il racconto del momento in cui loro, in accordo con quello dei due fratelli, hanno preso questa decisione, quindi hanno deciso di, come dire, accettare quell'offerta.